stiamo a parlare, Wagni? Ma di che cosa vogliamo parlare più? Ma di che cosa vogliamo parlare più? Eva Matisse, appena iacco, vi metterei a pane e acqua. E decete grazie. E dite grazie, che adesso non voglio la sera. Digiuno, a pane, un tozzo di pane e un bicchiere d'acqua. Aveva daccia, viva la fella di chi è una de... Prendo la partita. Ma poi siete proprio stupidi. Siete stupidi. Perché voglio capire, ormai qui ci vedono tutti, vedono, stanno mille telecamere, ci avete le telecamere pure nel culo, ci avete. E vi permettete il lusso con il tipo di classifica, il tipo di situazione che stiamo vivendo, di stare così spaparanzati sulle sedie a fare i cazzi vostri con i vostri telefonini, dice, ma che vuoi che sia? Non è che vuoi che sia! Venite pagati fior di milioni, fior di milioni per giocare a pallone, per giocare a calcio, tirare due tiri al pallone e vi permettete il lusso di stare lì a chattare, a fotografare, a giocare, a fare cosa? Col telefono, prima di una partita. Almeno che non stivate dal sottoscritto. Se stavate vedendo il video del sottoscritto, allora, Guagni, tutto a posto, siete scusati. Comunque, Guagni, a parte gli scherzi, se lì ci fosse stato un Carletto Mazzone o un Sinisa Mihajlovic, un sergente di ferro, io ve lo vedo, ci vedo, vi va a stare con telefonino, me ne affello, bacchetteum, uè, bacchetteum. Ma cosa andate facendo? Ma un po' di serietà! Desh che siete gente professionale, gente che gioca in nazionale! Ma cosa andate facendo? Biglia! Se sei tu capitano della nazionale argentina di Messi, hai fatto il capitano della nazionale! Rebic, hai fatto una finale mondiale! Che sì, giochi titolare nella tua nazionale! Ma cosa andate facendo? Ma che figura ci fate? Ma perché ogni giorno dobbiamo dare sempre qualcosa da masticare a questi giornali per farvi mettere in croce? Siete voi che lo volete. Siete davvero ridicoli. Siete ridicoli, voglio. Prima di una partita col telefonino in mano. Ma cosa andate facendo? Ma così uno si concentra. Tanto è vero che sarà un caso, Rebic, che sì, e Beglia, andate a vedere i voti che vi ho dato. Cani morti. Siete stati i peggiori in campo. I peggiori in campo. Perché non ci state con la testa? Non ve ne fotte un cazzo. Non ve ne frega un cazzo. Quello è il problema. Che siamo noi tifosi del Milan a fare malsang, a fare sangue marcio, a pirsavveu, e avve una fotta nud. Così è il problema. Vlaovic non ce l'aveva uno stipendio, aveva una livella solta. Così come è successo a Napoli. Andiamo in ritiro? No, noi non andiamo in ritiro. Guagna, ma di che stiamo parlando? Ma intanto Cur De Laurentiis lo sta di addosso. Ho sentito molti di 200.000 euro, avvocate mens. Così bisogna fare. Questi qui ci vi tengono per il collo. I giocatori tengono per il collo le società. Lì bisogna agire a ste cose. Basta che tutto sto perbenismo. Basta, avete scafate, basta. Mamma mia, che vergogna, guarda, che vergogna. Poi a Sunday Dish, dagli allenatori, diciamo, di oggi, fish, no, ma io non ci credo ai ritiri, io non ci credo, ma no, non serve, no, perché ormai ognuno sta per conto suo. Non è che non credete ai ritiri, è che non volete fare nud, non volete zappè, volete stare a casa vostra senza fare nud. Traduzione, non è che non ci credete nei ritiri, è che volete stare alle case vostre, a fare i cazzi vostri, a fare i vostri porci comodi. Ecco perché non volete andare in ritiro, non è che non credete nei ritiri. Ecco perché i presidenti, quando posso fare brut, lo devono far rispettare il discorso. Perché quando si sentono queste cose, quando si vedono queste cose e si hanno questi risultati qui di merda che abbiamo noi, qui bisogna intervenire e non che questi fanno ciò che vogliono. Fanno ciò che vogliono, prendono i milioni, finiscono l'allenamento un paio d'ore, prendono le macchine e se ne vanno a fare i fatti loro e si permettono quelle 2 o 3 ore che devono stare lì in squadra a lavorare, a stecu telefoni in bacio, qui.
Ma che cosa è? Ma come vi dovete concentrare prima di una partita? A stash questo per il videogioco? Ma vergognatevi! Vergognatevi! Manca la squadra di Serie C, facciamo sti scemi. È uno schifo. A pane e acqua, Vamatis. A pane e acqua. Mamma mia, che vergogna, Maglio, che vergogna. Ma qui non andano fatta la fotografia, ta. Evidentemente non andano a bacchette. Ma lì, secondo me, non è quello il fatto. Teo, tu giochi con la testa fra le nuvole. Tu giochi, sai come giochi tu? Tu giochi come quando noi eravamo ragazzini e stavamo in mezzo alla strada a giocare in bacio alla partonna al garage del Christian. Ai garage, a tirare i calci ai garage, perché non avevamo le infrastrutture, non c'avevamo i campi ai tempi nostri qui. Non c'era un bel niente per giocare, almeno che non andavi al campo sportivo e basta. Ma per giocare con gli amici per la strada ti dovevi adattare. Tu così giochi, Comcast in mezzo alla street. Non ti rendi conto di dove stai. Non ti rendi conto che giochi a San Siro con la maglia del Milan. Che giochi, fai questi giochetti, perdi palloni. Ad Osten, bacio portan, bacio garage da tre. Che a San la signor che non tagliava un pallone. Che usciva la signora che ci voleva tagliare il pallone. E diceva, andate sotto alle case le vostre a giocare. Di dove sei, ci si figli. Ve sotto a casa, queste erano le cose. Così sembra che giochi tu. A pallone da xe. Alla macizzi, con la campana. Guarda, regolist, sei un uomo, stai nel Milan, giochi a San Siro, davanti a 60.000 persone. Non esiste che perdi 300.000 palloni al giorno. Ma voglio, ma so cose da pazza da avere, voglio, so cose da pazzi. Tutto questo, ripeto, magari non ci avremmo dato nessuna importanza se le cose fossero andate bene, ma il problema è che i risultati fanno piangere. La classifica fa paura, fa piangere. E quando vediamo queste cose, ok, assemo for the cape. Perché perlomeno dovete dare tutto in campo. E non che devo stare a guardare le vostre facce a giocare con i telefonini prima della partita. Una cosa vergognosa, voglio, è una cosa vergognosa. Beh, con questo saluto a tutti, un saluto particolare all'amico Sabino di Canosa che mi ha chiesto un saluto, grazie per seguirmi, grazie per i commenti, saluto tutti quanti voi, vi ringrazio per i commenti, mi piace leggere commenti di gente anche lontano qua dalla Puglia, dal nord Italia, che spesso purtroppo non capisce perché spesso parlo in dialetto, avete ragione. Ho provato a metterci i sottotitoli, ma chiaramente bisogna farlo manualmente, è un lavoraccio, ci vogliono ore e ore, purtroppo non è semplice farlo, quindi ogni tanto cerco di limitarmi e di tradurre al momento stesso. Cari ragazzi, vi ringrazio, ho detto, mi piace leggere anche addirittura gente che ogni tanto vive all'estero, però è pugliese, quindi sentire un po' di dialetto lo fa sentire a casa. Mi piace questo tipo di discorso e sono veramente contento che stia piacendo un po' a tutti questo canale, un po' a tutti, insomma, nel mio piccolo, chiaramente. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio ancora, continuate a condividere, continuate ad iscrivervi al canale. Campanellina, ogni volta che esce la campanellina spingete tutte, perché non è altro che un avviso nel momento in cui ci sono nuovi video. Ragazzi, grazie di tutto, speriamo di riuscire a fare un video di una vittoria, perché non si riesce a fare questo video di una vittoria. C'è Roviadio, ragazzi, vi saluto, forza lotta e vincerai, non ti lasceremo mai, ciao a tutti ragazzi.